Come collezionista è più forte di me. Non riesco mai a resistere alla tentazione di comprare un nuovo California Games. Sappiamo tutti cosa succede ogni volta che compro un California Games, eppure non riesco a smettere di comprarli, ma perché sono talmente economici e sono giochi talmente importanti per la storia videoludica al loro modo. È uno dei pochi titoli, se non l'unico titolo che conosco, che è durato per così tanti anni e così tante console. Ho provato ad ignorarlo, non ha funzionato. Quest'anno ho provato a non acquistarlo proprio. Ha funzionato per un paio di settimane. Ma adesso eccoci qui. Adesso mi sta chiamando. Per nome, bianco su nero, sulla schermata del mio PC. DOS. Non so voi, ma quando ero più piccolo, per me i giochi per computer erano un po' un mistero. Avevo delle console, avevo il Commodore 64 con le cartucce, avevo il Super Nintendo, avevo la PlayStation, ed erano tutte console in cui tu infilavi il disco e il gioco partiva, ti trovavi già al menu principale. Ma il computer di mio zio era diverso. Dopo aver inserito il disco o il floppy nel computer, ti citava del mambo giambo informatico in un computer senza interfaccia e dopo qualche minuto il gioco partiva. Anche quando giocavo sul computer inserivo il CD di Ace Ventura, lo installavo sul mio Windows 98, una volta installato era lì per sempre, sempre sul mio desktop ad aspettarmi. Ma il computer di mio zio era diverso. Sapevo che c'erano dei giochi lì dentro, glielo ho visti giocare con questi occhi. Non sapevo come arrivarci. Adesso che sono un ragazzo, un uomo, peloso, barbuto, sovrappeso e leggermente alcolizzato, so come usare DOS. E quindi dopo aver recitato il mio mambo giambo digitale, informatico, California Games. Eccoci qua, il title screen. Vi piace questo rendering del tema di California Games per computer? Spero proprio di sì, perché è l'unica cazzo di musica di tutto il gioco. Ancora, facciamo un nostro rapido e classico, veloce paragone. Quindi scegliamo il nostro sponsor e ci tengo a far notare che sono tutte aziende che adesso sono sull'orlo del fallimento se non fallite. E cominciamo con la nostra prima disciplina. Disco volante. O frisbee, come lo chiamiamo noi plebei inacculturati. Oh, ma allora mi sbagliavo. C'è della musica in questo gioco, ma solo per i primi secondi di gameplay. Ovviamente il gameplay non è altro che una fotocopia tale e quale della sua controparte per console, in particolar modo la sua versione per Sega Master System, come abbiamo visto l'anno scorso. La grafica è uguale, se non leggermente peggiore, e c'è una totale assenza di suono, se non qualche... Quel cartello non dare da mangiare agli orsi
mi fa sempre sognare. Mi fa sempre sognare che prima o poi un cazzo di orso grizzly in 8 bit del Nebraska esca dalle foreste e mangi e sbrani questi due fottuti californiani figli di puttana. Half pipe, skateboard, il mio più acerrimo nemico. Sono riuscito a giocarlo quasi decentemente per quasi un paio di minuti solo nella versione per il Master System. Qui, come nelle versioni precedenti, sono una completa mezza sega. Completa mezza sega. Completa mezza. Spipacchiando un po' con i tasti a destra e a sinistra, riesco a fare i primi due o tre salti. Poi sono gengivate sull'asfalto. Cazzi tuoi, faccio schifo. Footbag, il palleggiamento di una pallina. Non posso dire se la grafica sia brutta, non posso dire che la grafica sia bella, perché dovrebbe esserci qualcosa da esaminare della grafica stessa. Qui non ci sono dettagli, non c'è movimento. Non potete incolpare le limitazioni del computer quando nel frattempo c'era Duke Nukem e qualche anno dopo Duke Nukem 3D e Doom. La grafica è blanda, priva di animazioni e priva di dettagli. Però non hanno rinunciato a mettere Alcatraz nello sfondo, perché ancora, di nuovo, un istituto correzionale di massima sicurezza in mezzo all'oceano è l'ideale per attirare il turismo in California, secondo la Epix Software. Il protagonista non è mai stato così brutto. Sembra quasi una mutazione genetica. Sembra un brutto misto tra il mento di Bart Simpson, le orecchie di Jack e le braccia di un Teletubbies. Colpire il gabbiano è ancora la parte più divertente del gioco. L'unica parte divertente del gioco. L'unica parte del gioco che non mi faccia venire voglia di vomitare viti, chiodi e rondelle in acciaio inox nel gabinetto smerdato di un locale per scambisti di Praga. No, il cavo audio-video del vostro monitor a tubo catodico anni 90 non è danneggiato. Quella che c'è sullo schermo non è un'interferenza di un altro continuo spazio-tempo, di una realtà alternativa in cui noi avvisiamo noi stessi di non fare certi errori incredibili, come vendere Crash Bandicoot alla Sierra, o lasciare che Gabe Newell si prenda tutto il tempo per sviluppare Half-Life 3, o io che comincio a giocare a questi cazzo di giochi. No, quello che avete davanti agli occhi è un'onda nella mente depravata dei designer di California Games per DOS. Perché negli altri giochi, in tutta sincerità, il mare non era neanche male, era semplice, era pulito, era acquoso. Qui è un glitch. Se avviate Super Mario Bros. 3 sul Nintendo senza prima soffiarci dentro, tempo 2 minuti e vi ritroverete con questo. E con tutte le volte che sono caduto, non ho mai visto lo squalo. Vi ricordate quell'adorabile squalo che... Almeno c'è ancora Magnum P.I. come giudice. Sapete qual è il problema di questo tipo di giochi, secondo me? Stiamo parlando di California Games, Winter Games, World Soccer. Sono meno divertenti che fare la stessa attività nella vita reale. Perché vedete, in titoli di simulazione di guida sportiva, di rally, di volo, di combattimento corpo a corpo, di arti marziali, la realtà che ci presentano quei giochi è abbastanza tangibile da immedesimarci, però è abbastanza assurda perché veramente pochi di noi si ritroveranno mai a guidare un'auto sportiva o a pilotare un aereo. Mentre in questi giochi, se volessi far palleggiare una pallina di gomma in giardino, potrei farlo. GMX, posso farlo? Pattini, io non posso farlo perché sono un grasso figlio di puttana maschio, ma perché no? L'unico modo per me per godersi California Games è andare in California e fare quelle stronzate.
e tra uno sport e un altro sdraiarsi sulla spiaggia, farsi un paio di hamburger, 4-5 casse di birra fresca e tante donne. Però il mio lavoro e la mia passione sono i retro games. Se solo ci fosse un modo per combinare i due, come un'unione, come dovrebbe essere questo gioco. Una cosa rilassante ed estiva videoludica. Fallisce miseramente. Tornando a noi. I miei occhi, cazzo, che dolore, che bruciore. Sono cieco. Non mi sono bruciato così tanto gli occhi da quando per sbaglio ho girato su pomeriggio 5. Inoltre quella è una mountain bike, non una BMX. L'ultimo minigioco di questo California Games, come in tutti i California Games, pattinaggio, ma un po' più sinistro. Quello che prima era una esile ragazzina in bikini che pattina sulla riva del mare è adesso una ragazza abbronzata e formosa che pattina sulla riva del mare. E fino a qui nessuno lamentela. Ma la sabbia, quella che prima era una sabbia dorata illuminata dal sole californiano, adesso è una desolata landa di cenere e sabbia grigia. Centinaia e centinaia di pattumiere stradipanti di merda al bordo della strada. Pesce marcio per terra, gabbiani radioattivi, carrelli del gelato e degli hot dog abbandonati, gelati per terra. Veramente poche persone sulla spiaggia. E predatori sessuali. Vestiti di nero, in spiaggia, in pieno giorno. Cazzo, qualcosa è successo a California Games. Qualcosa di malefico. La cosa più malefica, più sadica che possa pensare io è sviluppare un gioco di merda di queste proporzioni. Di nuovo. Questo gioco fa schifo. Fa cacare. Sacco di merda. Se fosse un gelato sarebbe stracciatella di merda, ricotta di diarrea, frappè di vomito di gatto. Non so se ci hai fatto caso, ma non è ancora successo niente. Il gioco è finito, ma nessun demone del cazzo che vola per la stanza, nessuna risata inquietante, nessuna copia fisica che può attaccarmi. Questo California Games non ha una copia fisica? Ce l'ha, ma io non ce l'ho. È scicciato fuori nel mio computer, non può farmi niente. Qualcosa posso fare io, però. Allora, 2/5. Impossibile eliminare il file. Merda!
falce. Mi piace tenerla vicino a... Eh? Cosa? Rilevato file non identificato. L'entità estranea non autorizzata verrà espulsa dal sistema fra 6 ore e 13 minuti.